La storia ci ha insegnato che i più gravi disastri aerei sono avvenuti per problemi scaturiti durante il volo. Le cause non sono mai le stesse e talvolta è difficile, se non impossibile, trovare la reale motivazione o il colpevole. Questi incidenti, però, sono per definizione appunto non prevedibili. Ci sono altre volte però che la definizione di incidente assume altri significati, come quello di trascuratezza e negligenza. È il caso in cui, come questo che sto per raccontarvi, poche accuratezze e un po' di buonsenso avrebbero potuto fare la differenza per rendere l'aeroporto più sicuro ed evitare quello che prima o poi sarebbe dovuto accadere. Linate, 8 ottobre 2001, ore 8, una stagione particolarmente nebbiosa che anche quella mattina non lasciava tregua e arrecava parecchi disagi alla circolazione aerea. L'aeroporto di Milano Linate era stato inaugurato negli anni 30. Nel corso del tempo ha subito diverse ricostruzioni da zero, l'ultima risaliva agli anni 80. Col passare degli anni però, con il traffico aereo commerciale e privato che aumentava, la segnaletica orizzontale da rifare e i sistemi di sicurezza elettronici che lasciavano a desiderare, i rischi di collisione erano all'ordine del giorno, soprattutto quando la nebbia scendeva sulla pista. Nonostante ciò, nessuno faceva nulla per migliorare questi ormai inadeguati standard di sicurezza. Ma torniamo a noi. I protagonisti di oggi sono due aerei, un McDonnell Douglas MD-87 della compagnia svedese Scandinavian Airlines e un jet privato Cessna Citation CJ2 di un imprenditore italiano. Quella mattina la visibilità era ridotta a meno di 200 metri, secondo alcune fonti addirittura sotto i 100. Il grosso aereo di linea portava a bordo 104 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio e sarebbe dovuto atterrare qualche ora dopo in Danimarca. Il suo orario di partenza era stato prefissato alle 8:16. Dall'altra parte dello scalo, il jet privato con a bordo l'imprenditore proprietario dell'industria alimentare Star si stava preparando al decollo con destinazione Parigi. Il suo orario di partenza segnato era appena 3 minuti dopo di quello del Douglas, alle 8:19. Il pilota del jet privato, una volta ricevuto la conferma di prepararsi al decollo, fece un errore involontario fatale. Al bivio del piazzale ovest, la segnaletica orizzontale dipinta con caratteri sbiaditi e non più a norma raffigurava i raccordi 5 e 6. Il piccolo aereo avrebbe dovuto svoltare a sinistra, imboccò però il raccordo R6. Va sottolineato che, una volta superato il bivio, nessun'altra segnaletica era presente per ricordare ai piloti in quale pista stavano procedendo, cosa assolutamente non più a norma negli aeroporti di oggi. In seguito poi a dei fraintendimenti con la torre di controllo che, convinto che il jet si stesse dirigendo in direzione nord quando invece si stava spostando in direzione della pista principale, diede la comunicazione di continuare tranquillamente il rullaggio in quella traiettoria. Pochi secondi dopo, dall'altra parte, l'aereo di linea stava accelerando ed era immediatamente pronto a staccarsi da terra, tant'è che il muso era già sollevato. Peccato però che improvvisamente il comandante vide sbucare dalla nebbia fitta il jet che stava procedendo contromano. L'impatto era assolutamente inevitabile. Lo schianto, avvenuto a 270 km orari, non lasciò scampo ai quattro occupanti del jet. Il Douglas invece, nell'impatto, perse il motore destro e una gamba del carrello principale. Nonostante ciò, il pilota svedese provò ugualmente a sollevare il velivolo, che, con difficoltà, raggiunse quota 12 metri, fino a scendere di nuovo però a terra. Il motore sinistro, infatti, non poté garantire la spinta perché i detriti si erano infilati nel motore, rallentandone drasticamente la potenza. Tornato a terra e strisciando contro il terreno, il pilota tentò diverse manovre, tra cui l'attivazione dell'inversore di spinta, ma cambiò poco. Il sistema idraulico era infatti danneggiato e ogni tipo di controllo rispondeva male. La sorte del Douglas era lasciato al destino. L'aereo, infatti, procedeva trascinandosi sull'erba, con un'incurvatura verso destra, in direzione di un grosso fabbricato del deposito bagagli. L'impatto anche qui era inevitabile. Lo schianto non lasciò scampo a nessuno delle 110 persone presenti. Il successivo incendio fece anche altre 4 vittime che erano presenti all'interno dell'edificio. Una vera e propria strage causata da molteplici cause.
Tralasciando la nebbia, che sicuramente ha giocato un ruolo cruciale, bisogna anche render colpa alla segnaletica terra, ai gravi errori da parte dei comandanti del jet, che tra l'altro neanche dovevano essere in quell'aeroporto, poi l'errata comunicazione da parte dei controllori del traffico aereo, i radar di invasione di pista che erano disattivati perché obsoleti, e per finire i soccorsi che non arrivarono tempestivamente, anche se comunque quest'ultima problematica non avrebbe cambiato di molto le sorti. Il processo penale, che ebbe inizio a partire dall'anno successivo, giudicò colpevoli circa 10 persone tra responsabili e dirigenti. Dopo l'incidente ci fu un drastico rimodernamento di tutto l'aeroporto, azione che anche scali vicini come Malpensa o Torino fecero con assoluta priorità. È triste sapere che ogni volta deve succedere un evento tragico prima di poter migliorare le condizioni di sicurezza.